Prende la parola il dottor Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Grazie signor Presidente di essere qui, grazie di cuore e grazie alle autorità che sono qui, Rose Bindi che ha presieduto con tanta passione e entusiasmo il comitato che ha sviluppato e svilupperà tante iniziative nel segno di Don Lorenzo Milani, il Cardinale Presidente della CEI, Matteo Zuppi. La sua presenza ci riempie di gioia perché è la testimonianza di una Chiesa che oggi fa di Don Lorenzo Milani riferimento nella testimonianza dei valori, nella testimonianza di un messaggio che è sempre più grande e più forte. Grazie alla Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, grazie al nostro Dario Nardella, Presidente Sindaco della Città Metropolitana, Anna Scani che rappresenta il nostro Parlamento e come Vicepresidente della Camera, e a tutto il Cardinale Giuseppe Pretori, che ricordo tanto impegnato nella figura di Don Milani, anche nella presentazione del libro, voglio ricordarlo, di Michele Gesualdi, il Presidente della Provincia, allievo di Don Milani, che qui è anche stato per tutti noi, per la mia generazione. Michele è stato un po' il simbolo di una scuola che era destinata ai figli dei contadini, probabilmente destinati anche a un futuro di emarginazione, e invece attraverso i suoi insegnamenti, attraverso quel metodo, Michele Gesualdi è stato poi il riferimento istituzionale della provincia di Firenze. Questo è un messaggio simbolico molto bello. Devo dire che io mi sento anche coinvolto emotivamente perché, signor Presidente, la sua presenza è qualcosa di unico. E oggi è il centenario, 27 maggio del 1923, 100 anni fa nasceva Don Milani, però tutti noi ogni anno facciamo quel percorso giù dalla valle, dalla Vicchio che ben ha illustrato il sindaco, e ci inerpichiamo in quello che una volta ai tempi di Don Milani era una strada non asfaltata, e questa nostra marcia della pace è diventata un simbolo. Quest'anno per la prima volta il Presidente della Repubblica è qui con noi. Questo rimarrà nella nostra piccola grande storia, e questo è un fatto di una testimonianza molto molto importante e molto bella. Devo dire che quando parliamo di Don Milani, prima di tutto abbiamo quella lettera alla professoressa che lui in realtà scrive a otto mani, lo rileggevo ieri, otto mani, ovvero si confrontò nel scrivere quel testo che è la rivoluzione della pedagogia, proprio con i suoi ragazzi, proprio confrontandosi con lui. E la scuola per lui si esprime in quella frase, nel dedicarsi all'insegnamento, alla cultura, arma e strumento per un'elevazione culturale, sociale, umana, che metta anche tutti, gli ultimi, i poveri, nella stessa condizione di avere le stesse opportunità per poter vivere con speranza al proprio futuro. Si dice in lettera a una professoressa: se si perde gli ultimi, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Ecco, pensate l'espressione. L'espressione di un uomo che riesce a testimoniare questo dopo aver percorso un senso di una vocazione che nasce in una persona, Don Milani, che era di buona famiglia, di famiglia agiata, avrebbe potuto vivere il suo benessere nella città di Firenze, ma che invece è a Montespettoli, c'è qua il sindaco Mugnaini, lo saluto, vive la sua vocazione. A Calenzano, prete, giovane, inizia il suo percorso fra i preti operai, me ne parlava ancora qualche giorno fa un parroco di Santa Croce che condivideva questo percorso, saluto il sindaco Prestini, quanto ha lasciato con esperienze pastorali a quell'esperienza, ma più viene messo ai margini, viene portato nel paesino di campagna dove ci si inerpica nella strada non asfaltata,
più il suo messaggio è forte, esplosivo, si espande, la sua pedagogia diventa il messaggio in quegli anni di quello che poi sarà la parte positiva di espressione del 68, di una rivoluzione di costumi e di cultura. E contemporaneamente pensate a quei momenti per lui di grande sofferenza, in cui per testimoniare l'obiezione di coscienza, oggi un istituto così importante anche nei nostri giovani per stimolare il volontariato, per far vivere i propri valori nell'autenticità della cultura della pace, viene addirittura portato con un atto del procuratore della Repubblica in un tribunale. Ma la sua coerenza, il suo rigore, il suo amore, dobbiamo dirlo con forza, per il sacerdozio, per la Chiesa che vuol rinnovare ma che sente la sua casa, è qualcosa che offre a tutti noi una sorta di memorandum costante di un impegno sociale e civile che è unico. E l'ultima espressione che mi viene è proprio quel messaggio che attraverso I Care, io ci credo, ci voglio essere, ci metto il cuore, che ancora oggi è proprio come primo simbolo che vediamo entrando in quella sagrestia che si era trasformata in scuola. Ecco, il suo messaggio è quello che ci scrive in linguaggio puramente fiorentino. Quando ci si rende conto che ci sono dei problemi, che sono i tuoi problemi, ma sono anche i problemi degli altri, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia. Questo è Don Milani e per questo lo amiamo.